un'isola perduta e puoi avere solo tre alimenti per il resto della tua vita. Ok. Cosa scegli? Allora, uno lo scelgo per gola perché è il mio cibo preferito, che è il ragù. La mia cosa preferita in assoluto. E poi sceglierei delle banane, anche per il quantitativo di potassio, anche perché mi piacciono e anche perché c'è dentro dello zucchero, che in quel caso male non ci fa. Colazione dolce. Esatto, e il potassio è fondamentale perché siccome sono su un'isola deserta, il potassio serve per regolare anche un po' a livello cardiaco tutto il sistema, quindi così evito di avere problemi da quel punto di vista. E vabbè, l'acqua non è un alimento, però sicuramente mi piacerebbe portarla. E un terzo, le carote. Mi piacciono tanto e mi farebbero abbronzare molto di più rispetto. Cioè, persa in un'isola deserta, ma con il cibo che ti piace abbronzate. Esatto. Cosa c'è di più in questa vita? Quale verdura non mangeresti mai da nutrizionista di Avetoga? No, scusami, Dietista, sì, dietista. beh, allora, in realtà tutta la verdura è super, cioè non c'è qualcosa Ma forse che a te che. non A piace. me non piacciono i ravanelli, terribilmente. Sono per me una, tipo, non lo so, mi ricordano la spazzatura, quindi non ce la faccio. E anche il daikon perché richiama un po' lo stesso sapore del ravanello. Basta, le altre devo dire che mi piacciono tutte. Il mondo sta per finire oggi. Oddio, Hai speriamo di no. un ultimo pasto questa sera. Cosa mangi? Cosa ti prepari? Le Io mi preparo una ciotola di ragù gigante, mi ci butto dentro, me lo mangio. carote e le banane dentro. Sì, anche, vabbè, le carote sì, le banane, non lo so, forse Vabbè, le dopo. carote ci sono nel ragù, quindi giusto. Esatto. Però magari potrei provare la banana con sopra il ragù, chi lo sa, magari è Guarda, che buona. a volte dolce e salato ci Sono stanno una fana bene. anche del dolce salato Anch'io. mischiato, eh. Sì, quello tanto. Per esempio i panini al latte con dentro, non so, la bresaola, mi piacciono da morire. Qual Quindi sì. è lo stereotipo più grande che le persone hanno sulle nutrizioniste? Come dicevo prima, che pensano che noi mangiamo sempre perfettamente, che ci alleniamo sempre con costanza, che beviamo 2 litri e mezzo di acqua al giorno e che non facciamo mai pasti liberi e che mangiamo sempre pochissimo. In realtà non è assolutamente così. Siamo esseri umani e quindi, come tutti, sgarriamo. Se ci piace quel qualcosa in più, lo mangiamo. Se quella settimana siamo stanche e non ci va di allenarci, non ci alleniamo. E se capita la giornata in cui per dimenticanza o per qualsiasi altra problematica non beviamo tanta acqua, non è successo niente. Abbiamo fortunatamente, magari a differenza di altri, le nozioni, le capacità, per poter rimediare ai danni, chiamiamoli così. Quindi se un giorno ho abusato con le proteine, so che il giorno dopo magari devo tenerle un pochettino più basse. Se ho abusato con gli zuccheri, scalerò un po' gli zuccheri in generale nel corso della settimana e così via, un po' per tutti gli altri nutrienti. Oppure, non so, per una sessione di allenamento mancata, se si riesce, finito di lavorare, invece che tornare con i mezzi, uno torna a casa a piedi, sempre secondo le possibilità. Quindi è sempre meglio magari mettere in atto delle strategie che non corrispondano necessariamente a un faccio la fame, mi spacco di palestra, ma un qualcosa che vada un po' a riassestare l'equilibrio. Cioè, È sufficiente. almeno un poco meglio di niente, cioè vai a Esatto. compensare Il un niente pochino. è meglio sempre evitarlo, quindi il pasto saltato per rimediare non è mai una buona idea. Hai la possibilità che tutti i tuoi amici e parenti non ti facciano mai più questa domanda classica che ti fanno sempre. Qual è la domanda? Allora, ce n'è più di una, però me la fanno sia i pazienti che i parenti, che quando uno dice mi metto a dieta, quanta pasta devo mangiare? Anche lì non esiste un numero universalmente giusto. Cioè, paradossalmente io potrei mangiarne oggi 150 e magari domani sarebbe più utile, cioè, o più giusto mangiarne 70 perché va rapportato a tutto il resto della giornata. Quindi se io in quella giornata non ho fatto ricarica di carboidrati, è vero, è sempre meglio non esagerare con la porzione più per un impatto sulla glicemia, però questo è un discorso a parte. Però per recuperare tutti i carboidrati che non ho consumato, li posso convogliare tutti in un bel piatto di pasta abbondante.
e magari il giorno successivo se ho inserito magari delle fette biscottate a colazione, sono carboidrati, del pane a cena sono carboidrati, della frutta allo spuntino sono zuccheri, quindi carboidrati. A pranzo allora dovrò farmi un piatto di pasta più piccolo, perché una quota di carboidrati l'ho già ricoperta con gli altri pasti. Quindi magari quel giorno sono adatti 70 grammi e non 150. Quindi questa è. Ho fatto l'esempio della pasta, però ricade poi anche su tutti gli altri alimenti, ecco. Però è il quanto devo per tutti è Basta, basta diverso. chiedermi quanti grammi di pasta. Esatto, Non basta. chiedete le Non quantità. chiedetemi più le quantità. Hai l'opportunità di dare un messaggio a tutta l'Italia sulla Oddio. nutrizione. Hai 20 secondi. Vai. Basta diete restrittive, basta diete senza carboidrati, basta diete che vi fanno fare la fame. Non dovete soffrire, vi dovete nutrire il giusto. Ci devono essere tutti i nutrienti, casi clinici a parte, ma è impensabile vedere persone che magari pesano 100 kg fare diete da 1200 calorie. È proprio fuori da ogni logica. Quindi deve uscire dall'immaginario comune che meno mangio, più dimagrisco. Se mangio il giusto, perdo peso bene. Se mangio poco, perdo peso male e lo riprendo. Quindi deve uscire dalla mentalità che i carboidrati sono il male del mondo, che bisogna mangiare solo le proteine e che bisogna mangiare pochissimo, quindi quasi allo stremo delle forze. Ok? Questi sono per me i miei tre claim proprio. Se tu non facessi la nutrizionista, cosa faresti? Piacerebbe la chirurga. Purtroppo in Italia è difficile, della chirurgia è un po' chiuso in questo, quindi diventare un primo chirurgo per una donna non è facilissimo. Però sì, ci ho anche pensato, già cose fatte, quindi già laurea presa, carriera avviata, semi-avviata, definiamola così. Ho pensato anche di diversificare un po' l'attività e fare anche quello, ma è una vita di sacrificio perché è dedicata solo a quello, quindi c'era poco spazio per altro. Allora, è una cosa che ho riscontrato non essere così comune o a conoscenza di tutti. Spesso purtroppo quando ci si mette a dieta per un adattamento fisiologico del corpo si perde peso e poi ad un certo punto ci si blocca e non si perde più niente. In questo caso molto spesso uno tende a restringere ancora di più, quindi mangiare di meno, tagliare le calorie. C'è però un limite per tutti che non deve essere superato, che è il limite del metabolismo basale. A volte anche portando le calorie della dieta così in basso, quindi fino a questo limite, non si perde comunque peso e quindi la gente tende a mangiare ancora di meno. In questo caso bisogna fare esattamente il contrario. Quindi bisogna riportare le calorie da basse ad alte per far fare lo stesso lavoro anche al nostro metabolismo. L'abbiamo Certo. portato in giù, deve tornare su. Quindi dobbiamo fare un lavoro di risalita calorica per poi eventualmente, se vogliamo perdere altri chili, rimetterci a dieta. Ovviamente durante questa risalita non si deve riprendere peso e quindi bisogna farla in una maniera controllata. C'è un protocollo dietetico specifico che è programmato in più step. E una volta risaliti con le calorie, ipotizziamo, spariamo dei numeri. Se sono partito da una dieta da 1300, 1300 calorie, porterò il paziente a 1800-1900 calorie, il paziente non prende peso, non perde peso, rimane stabile. Ritornati appunto a queste 1800-1900 calorie, ci si rimette a dieta e quindi ritorniamo alle nostre 1400. Come fare un reset. Bravissima, Questo bravissima. periodo ipercalorico Sì. dura quanto tempo? Allora, non è ipercalorico, ma è normocalorico, perché noi siamo partiti da un programma ipocalorico e torniamo al normocalorico. Servono almeno 8 settimane, diciamo dalle 6 alle 8 settimane almeno, non di meno. Di più sì, si può protrarre ancora per un pochino più Avevo di tempo. sentito un reset anche di 48 ore. Allora, quello diciamo che è uno shock minimo che si dà al corpo, infatti solitamente a volte dopo percorsi medio-lunghi si fanno magari 2 giorni di sgarro. E per resettare un po' il tutto in maniera molto rapida, però non è adatto a tutti. Molto spesso è anche deviante perché il rischio è quello di semplicemente recuperare le calorie che non si sono consumate durante la settimana, quindi vanificare un po' la settimana e tra virgolette scatenare un po' la buffata in 2 giorni settimanali.
quindi per questo è sconsigliabile. Questo può capitare a tutti? Cioè, di solito capita ai tuoi pazienti? Non capita a tutti, intendi il... Quello che si blocca. Allora no, non capita a tutti. Può capitare abbastanza frequentemente, proprio perché è il corpo che si adatta, e quindi nella maggior parte dei casi, a meno che non ci siano delle persone, chiamiamole fortunate, con dei metabolismi molto prestanti che reggono bene, o magari persone che mentre fanno la dieta si allenano tanto, loro riescono ad evitare questo adattamento, perché sviluppando molta più muscolatura il metabolismo basale aumenta, perché il muscolo consuma riposo. Però per gli altri spesso succede, e non tutti purtroppo sono disposti a fare questa risalita perché sono spaventati. Perché nell'immaginario è: se mangio di più, com'è possibile che non prendo peso, visto che adesso mangiando così poco non lo perdo? E quindi è capitato... È molto mentale. Sì. Mentalmente ci sono persone che all'inizio erano completamente contrarie a tentare questo tipo di approccio e che sono andate avanti un anno ferme, immobile, continuando a fare la dieta senza vedere un chilo in meno sulla bilancia o un centimetro in meno sul parametro delle misure. E dopo un anno si sono decise. E poi mi hanno detto: perché non l'abbiamo fatto prima? Te lo chiedo io perché non l'abbiamo fatto prima. Quindi sì. Va bene, buono fatto. Va bene? Sì. Ok. È bello che...